Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati come sempre negli studi di RTM, pronti ad entrare nel vivo di una nuova puntata di Tratti e Ritratti. Il salotto più esclusivo della Puglia è dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, con tanti ospiti pronti a raccontarsi con le loro storie umane e professionali. Vere e proprie personalità di alto profilo che si distinguono ovviamente ciascuno nel proprio settore di appartenenza. E a proposito di settore di appartenenza, oggi torna la musica ad essere protagonista grazie all'ospite che sto per annunciarvi, che ha il merito di aver creato in sinergia con il fratello Andrea una delle società editoriali più interessanti nell'ambito della scena musicale indipendente. Garanzia di serietà, di qualità e frutto ovviamente di un'esperienza ultra trentennale nel settore. Parliamo infatti di un professionista del settore discografico, compositore, produttore, cantautore, editore, polistrumentista che nella sua lunga carriera può vantare tantissime collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Cito ad esempio Gianni Morandi, primo fra tutti, poi ancora Bob Sinclair, Paola Cortellesi e tanti tanti altri ancora, ma soprattutto ha realizzato e realizza musiche per film, TV e cinema. La sua è una storia che parte da molto lontano, che ci riporta irrimediabilmente in quelli che sono gli anni 80, quando ha iniziato a muovere i primi passi nella musica. Papà sarto, mamma casalinga, ha iniziato subito a lavorare dopo la scuola per rendersi indipendenti, ovviamente per non pesare sul bilancio familiare, ma questo non gli ha impedito negli anni di formarsi in studi di registrazione e a dedicarsi alla musica, seguendo probabilmente quelle che sono appunto le orme del fratello Andrea. Oltre ovviamente non si è fatto mancare un'intensa attività live con un gruppo di cari amici, dove era sia bassista che cantante e si occupava già all'epoca di arrangiamenti e composizioni. Tanti lavori importanti, dai primi studi, dalle prime esperienze degli studi di registrazione alle prime esperienze incredibili, iniziando a quelle con Mietta, Pupo e all'allora esordiente Bungaro, fino all'incontro fortunato con il grande Gianni Morandi, col quale inizierà una proficua e lunga collaborazione che si tradurrà addirittura in un tour, uno dei tour più lunghi nella storia della musica italiana, il tour dell'autobus, con oltre 270 date in circa un anno e mezzo, facendo tappa in tutto il mondo, sempre con il fratello Andrea, con l'inseparabile fratello e con Piaggio Antonacci. Scrive alcuni dei brani di successo di Gianni Morandi, quali Giovane amante mia e la regina dell'ultimo tango. Nel suo carriere professionale tantissime realizzazioni musicali anche nell'ambito del cinema, grazie anche alla collaborazione con lo straordinario maestro Bruno Zambrini, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. E molte delle loro realizzazioni sono presenti in tantissimi cinepanettoni con Christian De Sica e Massimo Boldi, ma non solo quelli, posso citare anche tanti altri film come ad esempio È nata una star, Nessuno mi può giudicare, di che segno sei, fino insomma anche al più recente film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop. Da diversi anni, ormai dal 97, è attivo con
con i 3G's, una delle band più accreditate, band tributo ai grandi Bee Gees, con i quali realizza anche diversi inediti. E ci tengo a precisare che proprio uno dei loro brani, Sweet Embrace, anch'esso è diventato colonna sonora all'interno del film Holiday del regista Edoardo Gabriellini, presentato al Toronto Film Festival. Insomma, attualmente è ritornato sulle scene con un bellissimo disco, attualmente in programmazione nelle radio, dal titolo Io contro me, del quale parleremo nel corso di questa intervista insieme al resto della sua meravigliosa carriera. Non vedo l'ora di farvelo conoscere. Abbiamo con noi in collegamento Paolo Amati. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di RTM e i telespettatori ovviamente. Grazie, grazie di cuore a te Laura per avermi ospitato, è veramente un piacere. Poi devo dire che sai più cose di me stesso. Sei guarda, più informato, io tutte queste cose messe insieme, certo, mi spaventano perché mi fa pensare anche che il tempo passato molto velocemente, ma insomma sono veramente tante le cose che abbiamo fatto e insieme, come hai detto te, insieme all'inseparabile mio fratello Andrea, e partendo, ecco, come dicevi te, dagli anni 80 che abbiamo iniziato a lavorare con un artista che sicuramente tu conoscerai, che è Bungaro. Certo, insomma, pugliese doc, grandi, insomma, straordinario. Pugliese doc, ma veramente un artista di grande sensibilità, e ancora oggi, diciamo, noi l'abbiamo seguito agli inizi, era già un grande cantautore, scriveva sempre tra l'altro in collaborazione con Pino Romanelli, che ne scriveva anche i testi, insomma hanno fatto veramente una grande coppia, e con Andrea, soprattutto Andrea, mio fratello, gli ha arrangiato i dischi e io già iniziavo a muovere i primi passi nella computer music, si lavorava con l'Atari all'epoca e il primo Cubase, insomma, e ho iniziato così, diciamo, anche facendo i primi lavori con Mietta. Mi chiamavano proprio perché c'era questa esigenza di lavorare al computer, sai, si iniziava e non tutti insomma riuscivano a digerirlo bene, sai, poi specie per musicisti, insomma, di quelli più abituati agli studi classici, insomma ti vedevano un po' come un pazzo, stavano lì e non riuscivano nemmeno bene a capire cosa si faceva con questo computer, insomma. Tu stavi lì con la tastiera e magari in una giornata riuscivi a tirar fuori un provino, cosa che magari per loro sembrava una cosa pazzesca, no? E quindi ho mosso i primi passi così, ho iniziato come strumenti, devo dire, ho iniziato a suonare il basso in una band di ragazzini, suonavamo alle feste dell'unità così, e dove ovviamente ci chiamavano, insomma, e quindi suonavo il basso, un pochino la chitarra, e devo dire che il fatto di saper suonare male però tutti gli strumenti ha fatto sì che praticamente ha dato lo start a questa mia carriera musicale, perché sai, se uno sa suonare bene uno strumento suona solo quello, certo, e allora tu diventi un grande chitarrista, un grande pianista. Invece se suoni male tutto, alla fine, come è successo poi nel tour di Morandi, Gianni mi ha detto: ma sai, potresti suonare un po' di tastiere, un po' di chitarra, dice, magari le percussioni, poi canti bene, fai i cori, e insomma alla fine mi ha fatto anche ballare, ma ballavo ovviamente, ci arriveremo anche a quello, malissimo, però ecco perché il bello di questa storia, non lo so, magari insomma bisogna, non so scrivere, diciamo, libri e cose, però sarebbe anche carino fare un libro, insomma, che diciamo la mia fortuna è stata quella di suonare tutto male.
Quindi, o almeno quello che serviva, dai. E quindi, insomma, l'inizio della carriera è stata questa, soprattutto poi come programmatore di computer, anche con Bungaro, i primi live, andavamo con dei rack MIDI, delle cose, insomma, pazzesche. E poi anche lì suonavo vari strumenti e facevo i cori. E poi, non so, de devo dirti tutto io, vado avanti No, ti stavo così. ascoltando, però pensavo, no? Perché Andrea mi ha detto che fra i due era lui quello più fissato per la musica, no? Mi ha parlato, insomma, della vostra famiglia, del fatto, insomma, che avete iniziato a lavorare molto presto. Quanto ti ha influenzato Andrea in questa scelta, visto che so che lui andava in uno studio di registrazione per imparare i trucchi del mestiere, tu invece eri autonomo e facevi altro. Quanto è stato, insomma, d'impulso, Andrea, da questo punto di vista? Ma guarda, è stato, vabbè, assolutamente una guida spirituale e diciamo, morale. Insomma, mi ha guidato lui, insomma, mi ha aperto la strada, aperto la strada al fratello più piccolo e quindi è sempre un faro, ovviamente. Però, sai, prima si procedeva un pochino più separati e invece abbiamo iniziato a fare le cose un pochino più insieme, ecco, addirittura da quando abbiamo fatto Sanremo con Pupo, era il 92, e io lì mi sono ritrovato ad essere corista e Andrea stava facendo gli arrangiamenti di quel disco e praticamente si stava preparando questo disco. Il brano era il brano principale che poi Pupo portò a Sanremo. Si chiamava La mia preghiera, scritto da lui. E, peraltro, mi ricordo fu eliminato al primo turno. Accadde anche una cosa, insomma, mi ricordo, una mezza specie di scandalo. Che lui parlò dello scandalo scommesse, insomma, del Toto Sanremo, tutte cose. Insomma, combinò un casino e fu buttato fuori. Però, al di là di tutto, ecco, per me fu una bella esperienza. Andai su questo palco per la prima volta di Sanremo, mi ritrovai lì a fare i cori, perché peraltro in studio, visto che Gianni Morandi all'epoca era il produttore di Pupo, ci portò a studio a fare i cori e ci ritrovammo in una situazione veramente paradossale dove eravamo nella cabina per fare i cori, io, Morandi, Giorgia, che ancora non era famosa, Giorgia e vabbè, insomma, mia moglie, però una scena veramente paradossale. Quindi mi sono ritrovato a fare i cori con Giorgia, insomma, veramente una scena pazzesca. Poi Gianni disse: tutti quelli che sono qua dentro questo pomeriggio a registrare il disco, poi dovranno venire con noi a Sanremo. Quindi andammo io e mia moglie, però Giorgia non venne perché aveva già le idee molto, molto chiare sul suo futuro e, non essendo ancora famosa, disse di no a Gianni e gli disse: no, Gianni, guarda, se non ti dispiace io non vengo a fare i cori perché sto impostando la mia carriera da solista e non vorrei farmi vedere come corista, insomma. E quindi, insomma, ci siamo ritrovati lì in questa situazione assurda. Vabbè, Andrea stava ancora più nel casino perché doveva curare tutti gli arrangiamenti messi su in pochissimo tempo. Quindi, insomma, storie veramente stranissime, dai. Uno poi vede la trasmissione a Sanremo, va tutto bene, va dietro, c'è Un un bailam. classico. Ascolta Sì, infatti, infatti. Paolo, se ti nomino Carlo Lepore, ti dice niente. Perché Paolo, scusami, perché Andrea mi ha Andrea. confidato che da piccoli, insomma, cioè da giovanissimi, insomma, suonavate, lui vi dava dei consigli e poi mi ha anche fatto questo nome, che attualmente, insomma,
è un artista straordinario, un importantissimo basso tra i più apprezzati, no? Addirittura a livello mondiale. Sì, sembra assurdo, ecco, però i primi concerti avevamo una band che si chiamavano prima Stonehenge, poi Clap, e in questa band c'era anche Carlo Lepore, che oggi è veramente ha una carriera internazionale pazzesca proprio, canta nei maggiori teatri lirici d'Italia e del mondo, e insomma lui suonava la chitarra con noi e faceva i cori. Insomma, una situazione veramente pazzesca, ci siamo visti peraltro ultimamente. E Carlo è un amico carissimo, veramente un amico carissimo, e sono felice della carriera. Ma lui in effetti ha sempre cantato come basso, anche nel nostro gruppo faceva tutte le parti basse dei cori. E noi un po' lo prendevamo forse anche un po' in giro, così dicevamo: Madonna Carlo, ma canti sempre, ma non puoi cantare un po' più esteso, magari fai delle parti un pochino più alte. E lui invece gli piaceva stare lì comodo, c'aveva una bella cassa toracica e cantava queste parti da basso. E tra l'altro è successo anche un episodio veramente molto molto carino. Eravamo a Ravenna, in piazza con Gianni Morandi, in una tournée estiva, e solitamente Gianni arrivava, insomma, verso le 7 della sera a fare le prove, il soundcheck, e io praticamente prendevo il microfono suo e facevo verso le 18 il primo soundcheck, diciamo, del suo microfono, e facevo finta di cantare, insomma, Bella Signora, provavo delle cose al soundcheck come si fa solitamente, si ride e si scherza, e a un certo punto vedo che lui è che si affaccia una persona da un palazzo, che poi mi ha detto proprio Carlo che stava in questo teatro a fare le prove, e lui ha sentito la mia voce e l'ha riconosciuta. Ha detto: ma questo è Paolo, ma cosa ci fa qui? E poi imitando anche Morandi, perché io per provare la voce di Gianni facevo: parlami di te, bella signora, facevo un po' la voce sua per cercare un po' di dare la stessa dinamica, anche se ovviamente non ci riuscivo perché Gianni ha una dinamica pazzesca, spaventosa. E quindi lui mi ha riconosciuto, è sceso, ci siamo abbracciati, insomma. È stata veramente una scena bellissima, bellissima. E lui lì, in quel periodo, già stava iniziando questa sua carriera internazionale, che prosegue poi oggi veramente nei più grandi teatri italiani e del mondo. Ecco, Certo. questa è una sorpresa che mi hai fatto. Mi hai dato modo di parlare di Carlo anche. Grazie, grazie a te, anzi, per Grazie avermi voluto donare, insomma, questo ricordo, questo aneddoto. A proposito di aneddoti, a proposito di amicizie, ovviamente non posso non chiederti dei Three G's, no? Nel 1997 si forma questa band straordinaria che, insomma, abbiamo visto anche dal vivo qui in Puglia tantissime volte. Ci tengo anche a questo punto anche a salutare Ezio Zaccagnini, batterista, e Alex Sammarini, leader della band. Sono stati i nostri ospiti nelle passate edizioni di Tratti e Ritratti. Ecco, siete molto amici con Alex, insomma, un rapporto straordinario. Avete girato il mondo, tantissime trasmissioni importanti, persino in Rai, portando in giro, insomma, il tributo ai Bee Gees, ma anche realizzando tantissimi inediti nel loro stile, tra cui appunto Sweet Embrace, che è diventata anche una colonna sonora del film proprio di recente. Ecco, però io so. Un piccolo dettaglio, insomma, sbirciando su Facebook, curiosando, che non è, cioè, non è che non eravate amici, c'è stato, insomma, un po' di rivalità. Ecco, che cosa è successo in quell'incontro all'incrocio tra Via dei Giordani e Via di
Ti trasono mentre eri a spasso con registratore a cassette portatile. Ecco, ce lo vuoi raccontare? Guarda, con Alessandro c'è un'amicizia veramente di lunghissima data, ma proprio, che ti dico, avevamo 10 anni, 11 anni, 12 anni quando abbiamo iniziato a, ovviamente ci incontravamo in parrocchia, insomma, si giocava addirittura a pallone insieme in parrocchia, ma un po' sempre come rivali. All'inizio abbiamo avuto sempre una specie di rivalità perché noi avevamo questa band, di cui ti ho parlato prima, questi Clap, poi diventati Stonehenge, insomma, però, e avevamo questa band con un batterista, Saverio, che aveva sette Rototom all'epoca, insomma, una band di quelle straorganizzate, e loro erano la band più rock, e facevamo dei piccoli festival a Villa Ada, a Roma, una bellissima villa che sta a Roma, nel quartiere dove abitavamo. E praticamente suonavamo noi e loro, noi con questi rototom pazzeschi, questa attrezzatura incredibile, e loro un pochino più miseri, ma erano molto più rock di noi. Noi eravamo un po' più fusion, più jazz, un pochino con le idee un po' più confuse. Loro erano molto precisi, belli, tosti e massicci, ma più rock, insomma, proprio molto più semplice anche come strumentazione. E lui si ricorda che io giravo con questo radioregistratore per far sentire le mie prime canzoni, perché giustamente tu incontri una persona per strada, come gli fai sentire le canzoni? Una volta si faceva così, insomma, si girava con quello che chiamavamo il bambinello che portavamo a spalla, che era anche abbastanza grande, si premeva play. E si faceva ascoltare la canzone così che avevi fatto, che avevi registrato a casa a 14 anni, magari su una basetta fatta così al volo con la chitarra e registrata al volo, insomma. E così è partita la nostra amicizia, insomma, all'inizio un po' così, all'inizio un pochino così, e poi ci siamo ritrovati, a parte che, diciamo, lui ha proseguito una parte della tournée di Morandi dove, diciamo, io e Andrea non siamo più riusciti ad andare. Lì a quel punto Gianni ha fatto un rimescolamento della band e ha preso Alessandro perché anche lui suona diversi strumenti, oltre ad essere un cantante eccezionale proprio, devo dire proprio eccezionale perché io ancora ne rimango colpito. Nella precisione, nel canto, nell'intonazione e nella tenuta è pazzesco, cioè tu riesci a fargli fare. Una volta a Monte Carlo abbiamo fatto 8 serate di seguito, 8 concerti di seguito, che in falsetto, cioè, sono una cosa disarmante proprio, una cosa, per fortuna che io faccio poche parti in falsetto, ma lui è stato straordinario proprio. Approfitto di questa occasione per ribadire che Alessandro è veramente un grandissimo artista, proprio sia come compositore, che proprio io lo ammiro fortemente, e sia come cantante, che tu avrai avuto modo di sentirlo live, è veramente pazzesco, impressionante. Magari l'unica cosa, forse, che ne so, forse doveva nascere negli anni 70, nel senso che è nato sì negli anni 70, ma non doveva avere 2 anni negli anni 70, ma già doveva essere un pochino più grande, perché lui sicuramente sarebbe diventato una rock star in quel tempo, assoluta proprio, perché ha A tutto. tutte le caratteristiche. Magari lo diventerà anche, perché poi i concerti che abbiamo fatto e che loro continuano a fare ultimamente sono stati in Olanda, hanno veramente avuto un successo spaventoso proprio, veramente spaventoso, e nel suo mondo è una rock star, assolutamente, Chi lo proprio sa assolutamente. che non riesca, insomma, a
a diventare a tutti gli effetti una rockstar, se lo meriterebbe veramente alla grande. Confermo ogni singola parola che tu hai detto perché lo trovo un artista straordinario, ha una grande anche presenza scenica che non guasta mai, assolutamente, sa tenere bene il palco. E poi tu mi insegni che sono un po' caduti tutti gli schemi, quindi o 20 anni o 10 anni o 30 anni o 50, chi se ne frega, ormai è venuto a cadere tutto quanto, quindi chi lo sa? Che non diventi, insomma, famosissimo in tutto il mondo, noi ce lo auguriamo perché se lo merita veramente di vero cuore, anche se chi lo ascolta e chi ha avuto modo di ascoltarlo può solamente rimanere estasiato dalla sua voce. Quindi confermo appieno tutto quello che hai detto. E Certo. a proposito di Morandi, ecco, come vi siete conosciuti con Morandi? Ecco, questa curiosità per i nostri telespettatori. Ma guarda, con Gianni ci siamo conosciuti attraverso un suo produttore dell'epoca, ora purtroppo scomparso, Alessandro Blasetti, un carissimo amico che era tra l'altro anche il produttore di Bungaro. E venne un giorno, noi avevamo uno studio con Andrea e il produttore quindi di Gianni, questo Alessandro, aveva bisogno e necessità di fargli registrare degli spot per Radio Dimensione Suono a Roma. Erano, se non ricordo male, degli spot natalizi, dove Gianni ovviamente diceva: Ciao, sono Gianni Morandi. Ci sentiamo tutte le mattine su Radio Dimensione Suono perché lui faceva una trasmissione dove commentava un po' il traffico quando insomma stava in strada. Adesso non mi ricordo bene, però faceva una trasmissione simile, un qualcosa di queste curiose perché Gianni è stato sempre ed è un artista tutt'oggi curioso, insomma, lo sta dimostrando anche con le nuove uscite con Jovanotti, uno si mette sempre in discussione, è veramente un artista pazzesco, curiosissimo. E quindi lui entrò nel nostro studio e da lì iniziamo a lavorare, dopodiché ci diede un altro lavoro per una fiction che lui stava facendo in quel periodo con Mara Venier. Mi sembra Voglia di volare, qualcosa del genere. Adesso non ricordo bene il titolo perché insomma sono passati diversi anni. E dove Gianni faceva il cantante di Piano Bar e venne da noi a registrare dei classici, insomma degli standard jazz dove lui doveva cantare e fare questi playback per la televisione. E da lì è iniziata la nostra collaborazione con Gianni, che è durata più di 10 anni, e come dicevi te prima, insomma, tournée, canzoni scritte, realizzate, arrangiate. Io so una cosa, una piccola Oggi curiosità. hai deciso di mettermi in difficoltà oggi. Non sono preparato. In pratica io so che doveva venire a registrare da voi Gianni, la prima volta insomma che doveva venire a registrare e si è rotto l'unico microfono buono che avevate in studio. Lo sa, ecco, questo è un dettaglio però che io non riesco a ricordare. Ve Non l'ha riesco a ricordato tuo ricordare, ma fratello non Andrea, per quindi. l'età. Ah, vedi, questo è un dettaglio. Ma ogni tanto con Andrea facciamo queste cose. Ma ti ricordi? Perché gli anni ovviamente sono passati, no? Quindi ci sono tanti, tanti dettagli, magari dove ognuno di noi ha dato un maggiore peso, no? Andrea si ricorda più questo perché magari ha mandato più in crisi lui quel tipo di dettaglio, mentre io magari mi occupavo più all'epoca proprio della registrazione al computer, insomma, che tutto fosse preciso lì. E probabilmente, ecco, questo è un aspetto, non me lo ricordavo, francamente, però conoscendo Gianni che non si ferma su nulla proprio, e soprattutto non si formalizza. Cioè, mentre ci sono tanti artisti che ci è capitato di lavorare, non so, con Bobby Solo, che è venuto a registrare portandosi tutta la sua collezione di
immensa di microfoni, si è presentato con 6 o 7 microfoni per fare i vari test e poi tra l'altro lo diciamo qui, insomma, ha scelto quello che era il più economico, insomma, gli piaceva di più quello. Ha fatto un test a scatola chiusa, dice: voglio fare questo test con i miei 7 microfoni più buoni, questo costa 5.000 euro, questo 4.000, questo 3.000, e poi c'era quello a 200 euro e voleva non conoscere ovviamente con quale fosse stata registrata la sua voce. È venuto di là, testa a scatola chiusa, e ha scelto quello più economico. Poi, come chiunque di noi lavora nella musica, sa che alla fine possono anche accadere queste alchimie, che a volte anche un microfono meno buono, uno strumento meno buono, ti può portare a un risultato magari più soddisfacente, che magari, non so, un microfono che raccoglie più dettagli, più particolare, magari ti mette anche più in difficoltà e non esalta le tue caratteristiche vocali o strumentali, insomma, dell'apparecchio che stiamo usando. Certo. Ascolta Paolo, 270 date, no? Questo tour bellissimo, il tour dell'autobus, chiamato appunto così per via di questa scenografia, tra l'altro l'attrezzatura ben nascosta, per non sporcare quella che era insomma appunto questa scenografia, è un problema che oggi si sarebbe risolto tranquillamente con i cosiddetti ear monitor, no? Insomma, nasce sulla scia del successo del film TV In fuga per la vita e anche dell'omonimo CD e del brano Banana e Lampone. Ecco, Esatto. tante, tante insomma, date anche all'estero, siete passati anche addirittura a Broadway, a Toronto, insomma, tante date. Lì c'era anche Ezio Zaccagnini, anche Barbara Cola che poi partecipò a Sanremo anche con Gianni Morandi, la conosciamo tutti sicuramente con il brano In amore, in coppia con Morandi, arrivarono secondi Certo. dopo Giorgia. Ecco, di queste 270 date e di questi balletti improbabili che facevano appunto i musicisti, insomma, hai qualche aneddoto da raccontarci, qualche cosa insomma per stuzzicare un po' la nostra fantasia? Ma guarda, di aneddoti ce ne sono veramente tanti, ce ne sono tanti, ma uno in particolare che mi ricordo è una diretta che facemmo c'era all'epoca una televisione che si chiamava Video Music e facemmo una sorta di diretta, adesso non ricordo se era diretta o registrata, insomma. E io avevo avuto la sera precedente praticamente un'infezione per cui la voce mi era andata via, avevo tutta la bocca piena, sai, di afte, no? Quelle cose che ti escono quando hai queste infezioni, e quindi stavo completamente a pezzi proprio, non ce la facevo. E Gianni, come al suo solito, che cerca sempre di metterti in difficoltà in tutte le situazioni, mi ha chiamato in questa intervista, mentre lui stava parlando con il presentatore. Mi ha chiamato e mi ha detto: Paolo, vieni qua, come stai oggi? Io ho fatto, sto ancora un po' così, con la voce. Ce la fai a cantare? Fammi sentire. Wii! E mi ha fatto fare un acuto che ovviamente lì in quel momento ho fatto. Non mi è quasi uscito, insomma, stavo veramente a pezzi. Però ecco, la cosa a lui piaceva metterti in difficoltà in queste situazioni. E ti trascinava in queste cose veramente strane. Parte, vabbè, un gioco, poi alla fine un divertimento anche questo, insomma. E devo dire che devo ringraziare Gianni proprio in maniera pazzesca, pazzesca, perché ci ha insegnato quello che vuol dire saper stare sul palco, cioè prendere una luce. Con lui ho imparato veramente, abbiamo tutti imparato a stare sul palco, a sentire il calore della luce, che magari oggi non si sente perché le luci sono a LED, ma una volta si sentiva realmente, si sentivano
queste lampade e saper prendere una luce su un palcoscenico grande di un teatro, di un palazzetto dello sport, è una cosa quasi importante quanto saper suonare, perché lo spettacolo è fatto anche di queste cose e soprattutto di queste cose. La gente nota tutto, il pubblico nota veramente tutto. E magari l'errore sul basso o sulla chitarra lo nota anche di meno rispetto a un movimento sbagliato o a una luce che uno non riesce a prendere sul palcoscenico. Ecco, Certo. questi sono, diciamo, gli insegnamenti più grandi che secondo me, insomma, a me personalmente ha dato Gianni. E le prove erano così poi, non erano tanto prove musicali, ma prove di movimenti. Mi ha insegnato a fare dei movimenti ampi a teatro. Io prima magari facevo dei movimenti che erano molto, molto ristretti, ma il movimento del braccio molto ristretto non si percepisce. Poi uno come lui, che ovviamente ha lavorato anche con dei grandi, come addirittura pazzesco, ma insomma ha lavorato con Totò, con De Filippo, con grandissimi artisti dell'epoca, e ci ha veramente insegnato a noi tutti come stare su un palco, come vivere il palco. E devo dire solamente grazie a Gianni. Certo, Lui ha assolutamente fatto un sì. disco che poi abbiamo arrangiato anche noi con Andrea, che si chiamava Grazie a tutti, ma dovremmo dedicargli noi forse un disco Grazie a Gianni. Certo, poi non è Forse. l'unico album, insomma, no? Avete collaborato anche su 30 No. volte Morandi, poi avete scritto Giovane amante mia, che invece doveva essere di Barbara Cola, ma poi ha voluta cantare lui, e quindi anche Beh, anche questo. questo è stato un episodio carino. Sì, è stato un episodio carino perché abbiamo portato in studio da lui, Giovane amante mia, che era in inglese, era in finto inglese all'epoca, cantato da me, e gliel'abbiamo fatto ascoltare in quanto produttore di Barbara Cola all'epoca. E non so se questo episodio Barbara lo conosce, però speriamo che non ne verrà mai a sapere, insomma. Però vabbè, no, adesso dico per scherzo, insomma, per carità. Sicuramente non se la prenderà male, perché Barbara poi è simpaticissima. E quindi niente, lui ha ascoltato questo pezzo, ha detto: "No, questo lo devo fare io". Anche perché aveva un groove sotto, diciamo un sound che all'epoca era un po' tipo Lisa Stanfield. Sotto c'era una batteria un po' alla Lisa Stanfield, e quindi lui l'ha trovato molto moderno. Ha detto, dice: "Guarda, questo adesso lo do a Biagio", che all'epoca era sposato con Marianna, con la figlia di Gianni. "Lo do a Biagio e gli facciamo fare il testo". E così poi è stato, insomma. Biagio si inventò questa storia della giovane amante mia, insomma, all'epoca è stata una canzone che fece tornare Gianni fra i primi 10 in classifica. Mi ricordo che andò alla trasmissione di Raffaella Carrà, che era quella legata alla Lotteria Italia, e il 6 gennaio presentò questa canzone, facendo anche, dicendo, insomma, è stata scritta da due giovani compositori, miei collaboratori, Andrea e Paolo Amati. Questa cosa ci fece molto molto piacere. E poi nell'estate invece prese quest'altra canzone, che in particolare è stata scritta più da Andrea. Anzi, io quasi non gliela volevo far sentire questa, che poi è diventata La regina dell'ultimo tango, con il testo sempre scritto da Biagio Antonacci. Ma Andrea venne da me e mi disse: "Guarda Paolo, ho fatto un pezzo tipo Banana e Lampone, una cosa un po' anche tipo La Bamba, te la faccio sentire". Ma io ho detto: "Ma Andrea, sei sicuro che può andar bene per Morandi?". Ho detto: "Guarda, secondo me è fortissima. Guarda, amami". Prima non facevo ovviamente "amami", dicevo un'altra cosa in inglese, e in finto inglese. E
Io ero rimasto un po' così, invece Andrea ha detto no, 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 gliela dobbiamo assolutamente far ascoltare e anche questa è diventato un bel successo, è suonata insomma nel Festival Bar di quell'anno, nel 96, e abbiamo avuto veramente un bel riscontro, un periodo bellissimo, straordinario proprio. Il saggio e lungimirante Andrea ha colpito ancora. Sempre, sempre, ma noi ci Sempre. scontriamo spesso, guarda, noi ci scontriamo spesso, Laura, veramente, tu magari lo sai perché anche magari su alcune cose, no, ti sarà capitato che ognuno di noi, quando ci senti, lui la pensa in un modo, io la penso in un Certo. altro, però poi alla fine troviamo sempre una convergenza, una strada che poi è quella della mediazione. Che porta sempre, diciamo, a una strada giusta, o almeno secondo noi giusta. Certo. Ascolta Paolo, parliamo un attimo di te, del tuo ultimo lavoro. Io Eccoci. contro me, questa è una sensazione che ho avuto io ovviamente, queste tracce un po' dal sapore battistiano dove si mescolano sapientemente musica elettronica con elementi del cantautorato di qualità. Ecco, mi ricorda anche un po' stilisticamente, se mi permetti, insomma, il confronto, le sonorità di Canzoni dell'appartamento, il primo album di Morgan. Queste ovviamente sono sempre sensazioni mie. Allora, oggi se, tu mi insegni che insomma i dischi non si vendono più, quindi non ti chiedo il perché insomma, tu abbia voluto scrivere questi pezzi, perché ovviamente chi scrive ha prima di tutto un'esigenza sua personale. Quello che mi ha colpito in realtà è stato il titolo del disco, Io contro me. Ecco, in un'epoca in cui c'è questo individualismo imperante, no? Dove tutti sono contro tutti, oppure io contro tutti, come mai tu invece io contro me? Ovviamente la battuta nasce da quei due famosi YouTuber che si chiamano Me Contro Te. Mi sembra, si chiamano Me Contro Te, sì. Adesso non Sembra di sì. ricordo, comunque sì, mi sembra di sì. Perché alla fine ormai faccio confusione, io contro me contro te, insomma, è tutta una battaglia. Però Io Contro Me nasce da uno scontro con me stesso, cioè ho cercato innanzitutto di risparmiare i soldi dell'analista, che a quest'età, ma a qualsiasi età, diciamo, non fa mai male, e ho cercato di fare una sorta di autoanalisi, andando, diciamo, a scontrarmi con la prima canzone che ho fatto, che si chiama Le cose che non mi sono detto. Ma perché le cose che non mi sono detto? Perché ognuno di noi certe volte nella vita va avanti così, senza fa le cose, va avanti. Sì, magari pensa in quel momento di aver riflettuto bene, adeguatamente su quella cosa, ma poi se ci ritorna mesi dopo, anni dopo, ripensa, dice: ma perché ho fatto questo? Ma come mai? Quindi l'esigenza è nata inizialmente per bacchettarmi, perché mi sono anche detto delle frasi, insomma, non proprio piacevoli, perché ho messo anche una voce fuori campo nella prima canzone, Le cose che non mi sono detto, dove c'è l'intelligenza artificiale che mi dice sei forte. E io ripeto, ho risposto, me l'hanno detto in tanti, ma non ci ho mai creduto. In me e non so perché. Perché è stato proprio questo. Spesso anche Morandi mi diceva: dai, ma perché non provi a fare un disco da solista? Noi avevamo la nostra band che accompagnava Morandi, si chiamava Il Motore, composta, ecco, come hai detto te, da Ezio Zaccagnini, da Tony Puglia, che adesso è uno straordinario musicista che suona con Massimo Ranieri. Ha prodotto diversi dischi per Samuele Bersani, Alessandro Guis al pianoforte, straordinario pianista, proprio uno dei più bravi pianisti che abbiamo in Italia. E c'era quindi questa band, Il Motore. Io potenzialmente potevo anche fare il lead vocal. E Gianni spesso mi ha detto: dai, potresti fare. All'epoca anche Bernini
maestro Bruno Zambrini mi disse: "Dai, dovresti cantare tu, esci come solista." E non so perché, al momento forse per timidezza, non so nemmeno cosa rispondere. Però diciamo che in una canzone me lo sono voluto dire a me stesso, ho fatto: "Ma perché? Perché non ti sei buttato? Qual è il motivo?" Sì, forse eravamo troppo occupati a stare un po' dietro le quinte, a lavorare, poi un disco e poi l'altro, e poi il cinema, e poi una registrazione qua e un tour live. E non te lo saprei proprio spiegare, però questa esigenza di scrivere queste canzoni sono nate un po' da... Non è che voglio diventare famoso, eh. Voglio solo cantare queste canzoni. Niente più, insomma, né più né meno. Peraltro oggi c'è stato un episodio molto carino che una giornalista amica mi ha scritto: "Ma perché non partecipi a The Voice Senior?" Ma gli ho detto: "Innanzitutto devo aspettare ancora 3 anni, perché Eh sì, sono in c'è un anticipo con i limite. tempi." Quindi vuol dire che forse o dimostro 3 anni di più, probabilmente, allora lei mi ha detto così, insomma, di partecipare. Però in realtà la vera risposta a questa domanda che mi ha fatto lei, perché non partecipi a The Voice Senior, è la risposta praticamente che io sto cercando di dare a me stesso facendo questi singoli, cioè sto cercando con questi singoli di evitare di partecipare a The Voice Senior. Cioè io sto correndo. Ho solo 3 anni per evitare di partecipare a The Voice Senior. È una corsa al contrario, devo dire. Spero di riuscirci. Se non ci riesco, è uguale, magari non lo so. Beh, no, non ci parteciperò comunque per come sono, perché se non ho fatto de determinati passi anni fa, che magari avevo una faccia forse un pochino più giovanile, più televisiva, sicuramente non lo farò adesso. Poi tra l'altro ho visto 2 edizioni fa, c'è stato anche un cantante che mi somigliava. Molti mi hanno detto: "Guarda, c'è uno che ti somiglia." E quindi già ho partecipato, diciamo. Quindi secondo la mia testa ho già dato per The Voice Senior. Io ne approfitto per farti i complimenti perché le tracce sono molto belle, io le ho ascoltate, invito i nostri telespettatori, insomma, ad ascoltare questi nuovi brani di Paolo perché sono molto molto belli. Mi dispiace non Grazie. poterti dedicare ancora più tempo per approfondire, insomma, questi brani perché il tempo ci sfugge dalle mani. Siamo già arrivati, insomma, alla fine di questa puntata, ma ti faccio, insomma, un'ultima domanda prima di salutare i nostri telespettatori, parafrasando, insomma, una tua canzone. Ho deciso che hai scritto insieme a tuo fratello Andrea, un brano che invita a riflettere su, diciamo, sul fatto che nel mondo ci sono in realtà tante persone che si trovano in difficoltà e noi siamo sempre invece presi dalle nostre cose. Ecco, mal comune, mezzo gaudio, oppure bisogna accettare che le difficoltà fanno parte della vita? Qui mi devo rifare al famoso quello al famoso Guzzanti, la seconda che hai detto. Certo. Dobbiamo, sì, certo, mal comune mezzo gaudio sicuramente, però noi spesso, come diciamo nella canzone, insomma, pensiamo di poter decidere qualsiasi cosa, no? Poi spesso magari è la vita che decide anche per noi Certo. il nostro percorso. Forse dobbiamo stare più attenti quando facciamo, spesso magari ci arrabbiamo, diamo troppo peso a delle scemenze, e in quello stesso momento milioni di persone invece nel mondo stanno soffrendo. E poi non parliamo di questo periodo, non mi voglio addentrare magari in queste cose perché non sono proprio in grado. Io posso cantare una canzoncina e fare quello e non più di quello, insomma. Quindi
E poi il filosofo, un giorno dovrà intervistare invece il filosofo della famiglia, che è Andrea, perché è lui che scrive anche le cose più. E come diceva Battisti a Panella, io spesso gli dico, ma che hai detto qua? Perché si racconta che Battisti a Panella gli diceva, dice, io non lo so, ma se lo dici te è sicuramente giusto e te lo canto. E io spesso faccio anche un pochino così, ogni tanto mi mette dei termini strani, delle cose. Anche nei prossimi singoli ci saranno delle cose, secondo noi belle, insomma, secondo noi belle, che soprattutto ci fanno stare bene e speriamo di poter conquistare anche qualcuno, anche dei nostri telespettatori di RTM che ci hanno seguito oggi. Certo, io te lo auguro di cuore e ti faccio i miei complimenti per questo bellissimo lavoro. Purtroppo il nostro Grazie. tempo a disposizione è terminato, però ti ringrazio veramente per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito, sia per la stima che ho Grazie a voi di nei tuoi cuore, grazie. riguardi e per l'amicizia che ci lega, insomma, anche se ci siamo visti poche volte, insomma, so la persona che sei, insomma, so quanto pesi. Non fisicamente, ma come valore di persona, ovviamente. Ti ringrazio tanto. Ti Detto ringrazio tanto, questo, anzi approfitto sì. anche per farti complimenti come cantante, che non te l'ho mai fatto. Diciamo, te l'ho detto, diciamo, in un messaggio, però te lo faccio pubblicamente. Grazie, Un grazie, complimento gentilissimo. a Allora, te, Paolo, grazie. ti abbraccio veramente di cuore e invito ancora una volta i nostri telespettatori ad ascoltare i brani di Paolo che li trovate su YouTube, un po' facendo zapping nelle radio, seguitelo sui social, seguite l'Happy Beat e che dire, ci diamo appuntamento al prossimo disco. Certo, grazie. Un saluto a tutti e grazie per avermi ospitato. Sei veramente una padrona di casa fantastica. Grazie. Mi sono sentito come a casa mia. Grazie. Grazie Paolo. Alla prossima. Ciao. Ciao.